adesso, oggi, è proprio forse quello del mondo lavorativo, perché le conquiste che abbiamo avuto, queste con le conquiste di Pulcinella, in realtà farsi l'arte nel mondo del lavoro, specialmente nel privato, c'è poco. E poi molte volte riscontriamo anche la cattiva educazione, per cui il buon senso ci porta, perché noi donne forse un po' il buon senso ce l'abbiamo ancora, quello di superarle così bonariamente e andare avanti. Non condivido solo una cosa, noi abbiamo messo sulla locandina un aforismo di Shakespeare. Non condivido il fatto che la donna già da Dio è stata voluta inferiore, no, perché Shakespeare che cosa dice appunto? Dice che la donna, prima cosa l'uomo è stato costruito proprio con la terra, però la donna, scusami un attimo, Shakespeare dice in suo aforismo che la donna uscì dalla costola dell'uomo né per essere calpestata né per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, tenuta sotto braccio e accanto al cuore. Questo mi piace molto di più. Adesso diamo la parola un attimino all'altro autore, il dottore, il cognome. Un attimo soltanto, non è che sia, io mi sono, ho parlato delle sacre scritte, del Vecchio Testamento. Da che cosa nasce il concetto? Dall'idea della creazione del Vecchio Testamento. Che non è un concetto. Non di essere la parola un attimo, dopo facciamo. Lo so che adesso attirare un'altra volta l'attenzione che si è persa è un caso proprio difficilissimo. Il nostro contatore della Telecom ha contato circa 700 sms che avete mandato in questo momento, quindi se ponete l'attenzione verso di noi, forse qualcosa alla recepite, perché lasciate perdere gli sms, lasciate perdere i telefonini e sentiteci. Io sono uno degli autori, quindi sposto di nuovo l'attenzione verso il libro, perché è importante parlare di questo, siamo qui per il libro innanzitutto. Perché questo libro sulle donne? Perché sulle donne di Casa Mancini? Io vorrei portare un poco il discorso per farvi capire chi erano i Mancini, perché parliamo di Mancini, parliamo di Pasquale Stanislao Mancini, ma alla base, alla fonte, Pasquale ha una famiglia, ha un ceppo, ha una discendenza e ci sono degli avi che effettivamente hanno creato tantissimo e che sono, ed è da questo che poi nasce Pasquale Stanislao Mancini. Il ceppo di questa famiglia Mancini, quindi se ai ragazzi interessa un po' la storia dei Mancini, visto che vengono anche da un istituto Mancini e che poi potrebbero anche approfondire come ricerca questo fatto, questo casato, il ceppo di questa famiglia appartiene alla nobiltà della gens Ostilia di Roma. Le prime notizie sono di un Lucius Ostilius Mancinus, console nel 608 a Burbe Condita, mentre la discendenza accertata della famiglia comincia nel 990 d.C. con il capostipite Lucio Mancinus, patrizio romano. È stata nei secoli una famiglia a vocazione espansionistica, non nobile per discendenza, quindi si è dovuta sul campo guadagnare la nobiltà, che ha sempre usato, permettetemi questo termine crudo, il matrimonio per aggiungere prestigio e ricchezza, e ha usato la donna come genitrice prolifica per far crescere ed allargare la presenza sul territorio del casato. È una cosa cruda, ma è così. Dalle notizie genealogiche reperite e dai registri parrocchiali esaminati si è potuto notare l'alto numero dei figli, fino a 15, per ogni esponente di sesso maschile, anche con più mogli. Le gravidanze evidentemente frequenti di queste donne ne causavano. Ragazzi, è meno di 4 minuti. Le gravidanze, diceva, le numerose gravidanze portavano anche alla morte di queste povere nobildonne, che venivano sostituite immediatamente con altre. Lo stesso Pasquale Stanislao Mancini ebbe 11 figli,
da Laura Beatrice, di cui 6 viventi e 5 morti. Da questo ceppo romano, che ha generato personaggi illustri che si sono distinti nella cultura, nella giustizia, nel clero, nelle carriere militari, si distaccarono alcuni rami. Un ramo nel 1256 discese in Sicilia con Giacomo Mancini ed è tuttora florido, fanno parte dei baronati siciliani. Un altro ramo, detto di Nevers, esplose in Francia alla corte del re Sole, è un ramo importante, questo anche dal punto di vista femminile, con l'arrivo delle nipoti del famoso cardinale Mazzarino, figlio di Lorenzo Mancini, le figlie di Lorenzo Mancini, le quali con la loro bellezza e la loro spregiudicatezza rivoluzionarono la corte francese. Le cosiddette Mancinette erano 7 ragazzi, 5 sorelle e 2 cugine, giovanissime dai 7 ai 10 anni, che fecero letteralmente impazzire la corte francese. Un terzo ramo, impropriamente detto di Napoli, perché si dovrebbe chiamare di Castelbaronia. L'antesignano di questo ramo, un Otto Mancini, Otto di nome, figlio di Alessandro, in un primo momento si trasferì da Roma ad Ancona. Fu il primo ad ottenere un'investitura nobile, fu il primo ad avere la nobiltà nello stemma di nobiltà. Fu nominato barone del suo feudo di San Nicola a Ripa, l'odierna San Nicola Baronia, un paesino vicino a Castelbaronia, da Federico I, futuro re di Napoli. Venne a prendere possesso dei suoi beni nel 17 novembre 1487. Questa è la data dell'arrivo dei Mancini nelle nostre zone. Un figlio di Otto, Domenico Nicola, acquistò la parte del castello Garafa in Castelbaronia, dove poi sono vissute tutte queste donne, che divenne nei secoli a venire la dimora dei Mancini. Questo ramo, ancora oggi, è rappresentato dal conte Federico La Longa Mancini nel castello di San Vittore, perché alla fine hanno comprato il castello di San Vittore, le tenute, le vigne di San Vittore, e adesso questo è uno dei grossi proprietari di queste zone. Questo Domenico Nicola, con 2 matrimoni mirati, ecco, entriamo nel ragionamento donne. Maria Isabella di Leone, una patrizia beneventana, e in seconde nozze, la morte di questa, con una Eleonora Cassandra de Franza di Avellino, allargò immediatamente i tenimenti. Da queste due donne ebbe 8 figli. Da un suo successore trapiantato a Benevento, un tal Giuseppe, ebbe i natali nel 692 Angelo Maria Mancini, uno dei grandi abati generali della congregazione virginiana, che ha scritto tra l'altro La vita di San Guglielmo da Vercelli nel 1734. Non mancarono tra le mogli di questi discendenti donne di elevato valore. Un suo nipote omonimo, un altro Domenico Nicola, sposò Livia Lombardo, una donna bellissima, una poetessa, conosciuta e lodata anche da Cosimo III de' Medici, che la definì di tanto peculiar merito che può solo invidiare. Il destino però della maggior parte delle donne manciniane, a prescindere dal loro lignaggio, dalla loro levatura culturale, dal potere delle loro famiglie di origine, furono relegate nel maniero di Castelbaronia, nel castello, posto di fianco alla chiesa di Santa Maria delle Fratte, all'ombra dei loro mariti, signore e padrone del loro destino, attirate dal prestigio del casato, sicuramente rispettato dal popolo e circondato da servitù ed agi, ma sempre incinte, e soprattutto mai esposte in prima persona se non in circostanze di rappresentanza, quindi un ruolo nettamente da genitrice. La stessa sorte toccava alle figlie, le quali erano educate per essere destinate a sposare uomini di prestigio, facoltosi e quasi sempre più anziani di loro. Le recalcitranti venivano affidate al clero. Una di esse, Suor Maria Teresa, morì in concetto di santità. Nel suo necrologio fu scritto: Teresia de Vetusta Famiglia Mancino, vita diuturna penitenza consumata. Questo fino a che? Fino a quando non escono fuori queste figure femminili del libro. Fino al gran rifiuto di Eleonora, la primogenita di 9 figli di Pasquale Mancini, nonno di Pasquale Stanislao, al secolo Suor Maria Serafina, che è una delle è la prima, forse la meno conosciuta, ma la biografia più bella descritta in questo libro. Con lei si ha una inversione di tendenza nella condizione.